Sale sul blocchetto di partenza, pronte per lo start. Ultima ad agganciare Ariadna Titmus e comincia anche la finale mondiale dei 200 stile libero femminili. Super reattiva come sempre Bella Sims, che prova a mettersi davanti. Adesso salgono le cuffie gialle australiane, quelle di Ariadna Titmus e Molly O'Callaghan. E dovrebbe essere una gara tra di loro, una gara in famiglia. Le due si sono già scannate durante i trials con la vittoria un po' a sorpresa della O'Callaghan, che sfrutterà molto bene le sue subacquee. Ma attenzione, tu hai ricordato giustamente la McIntosh e anche la vice campionessa olimpica in corsia 2 Siobhan Ogay, assolutamente temibile in una gara che mai si è presentata con quattro atlete di questo livello. Per ora distacchi molto molto contenuti alle spalle di Ariadna Titmus, che è transitata davanti 26-72 il passaggio ai 50. Adesso prova ad allungare un filo rispetto alla O'Callaghan e alla McIntosh, un po' meno riesce ad allungare nei confronti della Ogay. Un sussulto da parte di Summer McIntosh in prossimità della virata, la rimette in seconda posizione 55-82 per la canadese, 55-23 il passaggio della Titmus. E cambia completamente passo la O'Callaghan all'uscita dei 100 metri, un primo 100 notato per lei su ritmi davvero bassi a 55-9 per un atleta che ha 52-0 al via. Tiene molto bene Summer McIntosh ed evita la fuga di una Titmus che vuole fare l'1-2 dopo il clamoroso record sui 400, vuole portare a casa anche la distanza più corta. Attenzione sempre Ariadna Titmus davanti, 1-24 netto il passaggio ai 150 metri con Molly O'Callaghan, che nella prima parte di gara ha risparmiato qualcosa, poi però non ci dimentichiamo che lei è veloce, molto veloce. Se non le scappi via alla fine lei può tentare il blitz, è quello che sta facendo. Ultima vasca di grande spessore anche da parte di Siobhan Ogay, ma un po' più indietro rispetto alle due australiane, ed è proprio Molly O'Callaghan che adesso va all'attacco di Ariadna Titmus sul filo del record del mondo, 1:52.85, campionessa del mondo con il primato che viene tolto a distanza di 14 anni a Federica Pellegrini, e non ci crede neanche lei. O'Callaghan, Titmus e McIntosh. E abbiamo seguito e cullato il record della Pellegrini per tanti anni, 14 per la precisione, un tempo che disegna la dimensione di quel primato, è vero, in gomma della più grande duecentista di sempre. E oggi trova un'atleta meravigliosa che ha fatto una gara tattica, che ha trovato un'avversaria perfetta per scaricare giù un ultimo 50 letteralmente volato. Un crono mai visto negli ultimi 50 per lei, 28-11, a chiudere una prestazione mostruosa. Cede nell'ultima vasca, così come era stato anche ai trials, una Titmus in ogni caso gigantesca da 1:53.01, mai così veloce, e si chiude un podio di dimensione atomica a 1:53.65 grazie alla McIntosh. E stavolta dire ciao gomma fa male. Fa molto male perché è il record che viene tolto a Federica Pellegrini. Non ha cominciato bene l'Italia questa quarta giornata. Un Greg Valtrinieri senza le giuste sensazioni, assolutamente fuori.